Ciao ragazzi e benvenuti sul canale di My Matematica. Oggi andiamo a fare un altro bel ripasso, bello importante, per cominciare matematica e fisica al liceo. Eccoci qua ragazzi, benvenuti, iniziamo subito. Andiamo a vedere tre esercizi per fare un fantastico ripasso prima di iniziare il liceo o comunque le scuole superiori. Allora, oggi andiamo a ripassare questi tre argomenti. Cominciamo dal primo. Il primo argomento che dobbiamo andare a ripassare è la scomposizione in fattori primi. Fattori primi. Allora, andiamolo a ripassare insieme. Io prendo il numero 24 e lo devo scomporre in fattori. Quindi dobbiamo trovare numeri primi che dividono il 24. Ad esempio, la prima cosa che mi viene in mente è usare il 2. 24 diviso 2 fa 12. 12 posso ancora dividerlo per 2, mi fa 6. Il 6 lo posso ancora dividere per 2, mi dà un 3. Il 3 per forza di cose lo devo dividere col 3 e abbiamo 1. Quindi come diventa la scomposizione in fattori di 24? Quindi 24 lo posso scrivere come 2. Quante volte il 2 si ripete? 1, 2, 3. Quindi 2 alla terza per e il 3 che si ripete una sola volta. Quindi scriverò 3. Questa è la nostra scomposizione in fattori primi. Buono. Secondo esercizio che andiamo a ripassare oggi, 2, sono somma e sottrazione con monomi. Eh sì, andiamo ad esempio a ripassare come si fa 7a più 4b meno 2a più 6b. Allora, come funzionano i monomi? Io per poter fare somma e sottrazione o in un'unica parola somma algebrica tra monomi devo riconoscere quelli che tra di loro sono simili, cioè che hanno la stessa parte letterale. Usiamo un colore per capire chi è simile. Allora, il 7a è simile a meno 2a, perché vedete qui c'è a e qui c'è a. Mentre direi che il più 4b, mettiamo un'ondina nera, è simile al più 6b, perché qui c'è b e qui c'è b. Adesso basta lavorare con i coefficienti, cioè i numeretti che si trovano davanti alle lettere. Quindi scriviamo uguale, 7a meno 2a ci dà 5a, poi abbiamo più 4b più 6b, abbiamo più 10. B. Ok, benissimo. Se avete domande, mi raccomando, scrivetemi tutto nei commenti perché qui stiamo ripassando insieme e io voglio essere proprio insieme a voi, accompagnarvi, aiutarvi a fare questi ripassi nel modo migliore. Terzo argomento che andiamo a ripassare oggi sono le proporzioni. Proporzioni continue. Come sono fatte le proporzioni continue? Sono fatte in questo modo. 4 sta ad x come x sta a 9, ovvero compare la doppia incognita. Allora, per risolverle ci dobbiamo ricordare la regoletta. La regoletta ci dice, riscrivi x, perché la x sarà proprio uguale, alla radice quadrata del prodotto degli estremi, cioè 4 per 9. Beh, facciamo i calcoli. Radice di 36, che è uguale a 6. Facile, no? Ok, lasciatemi cancellare. Il ripasso per oggi
è finito qua, ma prima di fuggire lascerò a voi tre esercizi di questo tipo per i quali potrete scrivermi sotto nei commenti i relativi risultati. Mi raccomando ragazzi, fatelo, chi vi dà questa possibilità di fare così a gratis queste cose? Io sarò felicissimo di aiutarvi, ok? Allora, vediamo un po'. Per quanto riguarda la scomposizione in fattori primi, ragazzi, il numero che mi dovete scomporre, quindi è scomponi il numero 36. 2. Con i monomi invece mi calcolate quanto fa 6C-4A più 7A meno 8C. E infine, per quanto riguarda le proporzioni continue, mi risolvete questa. 9 sta a x come x sta a 1. Ok ragazzi, quindi aspetto di vedere nei commenti le vostre risposte. Per oggi il video è finito qua. Mi raccomando, ricordatevi di lasciare un like, iscrivetevi, attivate la campanella per rimanere sempre sintonizzati, perché di tanto in tanto porterò qualche contenuto particolarmente divertente. Insomma particolarmente sfizioso, cosette che magari nessuno vi racconta mai. Condividete il video con i vostri amici, iscrivetevi, non so come dirvelo, ve lo scriverò, ve lo dirò in mille modi, cioè non lo so, mi volete veder fare salti all'indietro, vi porterò anche salti all'indietro, basta che vi iscrivete. Va bene ragazzi, per oggi è tutto, un saluto, ciao belli.